incubo di un destino che sembra in via di definizione. Se non sbaglio, il termine stesso è un termine giapponese che significa opporsi, contrastare il destino, no? Sì, sì, sì. Diciamo che io sono molto frontale, quindi ho cercato di rendere la cosa il più cinecomics possibile. Sono un po' in polemica e contrario a quanti dicono abbiamo pochi soldi, facciamo cose semplici. No, cerchiamo di usare e soprattutto cerchiamo di non fare sempre la solita pubblicità. Proviamo a fare anche altro, soprattutto in Puglia, visto che in questo periodo sembra che la Puglia sia diventata la capitale della risata. Sì, Bishonen ha una derivazione giapponese, con Bishonen ci si riferisce a tutti gli eroi che negli anni Ottanta cercavano di salvare il mondo, quindi comunque qualcuno che anche a livello domestico cerca di opporsi a un destino già deciso. E nella fattispecie Bishonen parla di una storia d'amore che finisce male e a cui si cerca di porre rimedio con un espediente narrativo abbastanza abusato anche nella storia del cinema, però utilizzato in maniera un po' differente qui, e che è il viaggio nel tempo. Quindi sono partito da una riflessione molto comune, cioè chissà quanti di noi in generale, posti di fronte a una delusione, anche amorosa, ci siamo posti la domanda, ah, se potessi tornare indietro. Questa è la storia, un po' la storia di partenza di Bishonen. Al protagonista viene offerta la possibilità di tornare indietro nel tempo, solo che ci tenevo così ad analizzare comunque la crudeltà e la malvagità umana, per cui lui, piuttosto che tornare indietro nel tempo, quelli che abbiamo visto in realtà sono i ricordi del protagonista, anche se nella storia io li spaccio per il futuro, cioè la possibilità di poter salvare la sua storia, in realtà lui no, che fa? Va in avanti nel tempo e uccide il futuro fidanzato della sua ragazza. Quindi da questo punto di vista la violenza come componente innata ed essenziale dell'uomo che vuole possedere talvolta anche una donna in tutti i sensi, in tutte le epoche, e da questo punto di vista abbiamo anche voluto attualizzare il tema dello stalking, rendendolo con questo taglio fantascientifico. Per il resto sì, è anche particolare perché gli stessi episodi di Bishonen sono fruibili in ordine sparso, quindi se uno prova a guardarlo in ordine differente dal solito può generare storie sempre diverse. Io proprio questo ti stavo chiedendo, l'impetto narrativo è molto particolare. Ogni episodio sembra una storia a sé stante, poi appunto può essere ricollegato in un secondo momento. Diciamo, è stato semplice questa idea di costruire, no, una serialità, ultracomposta, è nata subito oppure è venuto durante le fasi di scrittura? Allora, io ero reduce già dal successo di Chiamami, che è l'altra web serie che presenteremo oggi pomeriggio, che è stata una delle prime medie in Puglia. Chiamami era molto più lineare, soprattutto era comica. Con Bishonen sentivo il bisogno di innanzitutto allontanarmi dalla comicità, ma poi di narrare qualcosa di stomaco. Cioè volevo narrare qualcosa proprio con lo stomaco, più che altro, perché come sostengono anche i giapponesi, lo stomaco è la sede delle emozioni. Io ho sempre pensato che la felicità non generi produzione artistica, cioè quando sei felice non gliene frega nessuno che sei felice, e invece la tristezza e la malinconia, che secondo me ha generato i migliori capolavori della storia in tutte le arti, e l'analisi di Bishonen, la storia di Bishonen deriva anche da una personale esperienza che ho voluto trasformare in un racconto, e quindi creare una sorta di storia d'amore immortale, però al tempo stesso renderla innovativa proprio per questa cosa, cioè ho voluto analizzare i delicati equilibri uomo-donna, però attraverso le quattro dimensioni che sono dei ricordi, dei sogni, dello spazio e del tempo. Per fare questo non dovevo mai renderli precisi e ben delineati, non amo il cinema didascalico. Proprio per questo ho cercato di mescolare ancora più le carte, e quindi non si capisce mai quando è sogno, quando è realtà, quando è indietro o in avanti nel tempo. Mi ricorda di un quadro estremo, potremmo dire. Anche perché un'altra possibilità che offre il web, soprattutto il web 2.0, è quello di rendere meno passivo lo spettatore, di
conseguenza volevo che fosse lo spettatore a creare il film e analizzasse i vari strati narrativi di Piscione. Infatti anche molte scene sono ambigue, non si capisce a un certo punto se lui rapisce la sua fidanzata o un'altra donna, oppure se lui è in macchina veramente con la ragazza, o la ragazza è una proiezione della sua mente, o lui è contattato da Dio, o semplicemente quella mano gli esce dietro la testa e la sua coscienza sono le voci della testa. Quindi ho voluto giocare mischiando parecchio le carte. Il prossimo lavoro che avrai in cantiere sarà di nuovo di stomaco oppure sarà un ritorno al didascalico? Ma sarebbe bello farlo anche di pancia. No, sinceramente rispetto ai 5 episodi principali di Piscione stiamo andando avanti. La scorsa settimana abbiamo girato gli episodi 7 ed 8 e quindi continuiamo su questa falsariga, anche perché era nato come un progetto molto limitato e in realtà si sta allargando. Sì, 5 episodi, però io al momento ne ho già scritti una ventina, quindi rimescolando ancora le carte. Sì, sì, sicuramente per il web, perché è veramente qualcosa di rivoluzionario. Anche la possibilità di poter interagire tra noi autori è qualcosa di meraviglioso, infatti siamo qui oggi, siamo tanti, siamo tutti amici, molti di noi vengono dal precedente festival dove ci siamo conosciuti tutti quanti, e quindi questa possibilità è veramente un'energia infinita che sicuramente ci consentirà anche di poter attivarlo attraverso il web, quindi non potremo prescindere dal web.